Ma ciao a tutti e bentornati qui su Apple Caffè, come state? Oggi parliamo di un sistema che veramente mi fa piacere di illustrarvi una nuova volta perché si è aggiornato, ne abbiamo già parlato più volte in questo canale, ma siamo arrivati a una versione di questo software che è stata capace di sorprendermi ancora una volta per la sua capacità di aiutarci in tantissime situazioni, per tantissime cose diverse, tutto in un'unica app per Mac. Di che cosa sto parlando e come funziona questo sistema? Ve lo spiego subito, ma prima vi invito a fare una cosa per questo canale, aiutarci a far crescere il canale, perché facendo questo è Apple Caffè sarà in grado di offrirvi dei servizi nuovi, dei servizi in più molto molto comodi come dei corsi a distanza, delle lezioni anche in tempo reale. Insomma, per far crescere questo canale non serve altro che iscriversi gratuitamente con un clic qui sotto dove vedete la scritta iscriviti. Mi raccomando, fatelo perché io vi vedo e mi accorgo che molti di voi seguono questi video ma non si iscrivono. Fatelo, a voi non costa niente e a noi dà tanto. Proseguiamo adesso. Dunque, di cosa sto parlando? Sto parlando della nuova versione di Clean My Mac, che è Clean My Mac X 10 o X, o come volete pronunciarlo, non fa niente. L'importante è che si scriva Clean My Mac X. Cosa vi offre Clean My Mac X? Io lo uso Clean My Mac dalla versione 2, cioè non lo so, credo 8 anni fa, forse anche di più. E lo uso su tutti i miei Mac, su tutti i Mac di questa associazione culturale, perché ne migliora le prestazioni di gran lunga, li velocizza e li alleggerisce, non solo eliminando quei file di sistema che sono nascosti nei meandri delle sottocartelle alle quali noi da soli, esseri umani limitati, non potremmo mai arrivare, e quindi con un semplice click l'applicazione ti riesce a liberare giga, giga e giga di spazio sull'hard disk, dandovi qualcosa che per voi è assolutamente di vitale importanza, perché quando si rimane senza spazio disponibile nell'hard disk è finita. Che cosa vi inventate? Ecco, avete la possibilità di liberarvi tantissimi giga di spazio nel vostro hard disk senza buttare nessun file, nessun dato a voi utile, perché andate a eliminare dei file di sistema vecchi e stravecchi e sovrascritti con tutti gli aggiornamenti che avete fatto nella vita del vostro Mac con software nuovi, sistemi operativi nuovi, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, andate a buttare la monnezza che voi però da soli non potete sapere qual è questa monnezza. Ma non solo Clean My Mac X vi consente di fare questo, in un tocco solo avete la possibilità anche di eseguire un importante script di manutenzione del Mac in modo tale che l'applicazione si renda conto se ci sono degli errori nel funzionamento della vostra macchina e automaticamente li corregge, rendendola quindi più performante e velocizzandola. Non solo, avete la possibilità con un solo clic di liberare in automatico la RAM del vostro Mac, rendendola disponibile e quindi concentrandola sul calcolo complesso che magari dovete fare in quel momento in cui vi serve più RAM disponibile. Non solo, avete la possibilità di andare a scansionare il vostro Mac per accorgervi se per caso è stato contaminato da qualche malware. Avete presente quando il vostro Mac improvvisamente diventa lentissimo, anche nella semplice o soprattutto nella semplice navigazione su internet, e magari se guardate bene vi accorgete che quando credete di fare una ricerca su Google in realtà non state usando il motore di ricerca Google, state usando un motore di ricerca taroccato, truccato, che si finge Google, ma in realtà è il sito Vatte la Pesca, con la pubblicità Vatte la Pesca, che se guardate bene appare da qualche parte. Questo significa che si è installato un malware a vostra insaputa nel vostro Mac, che è pericoloso perché rende il vostro Mac vulnerabile anche ad attacchi esterni, ad appropriazione illecita di dati sensibili, ma soprattutto vi fa rallentare tanto, restando sempre aperta di sottofondo questa serie di applicazioni illegittime che voi non volevate installare e di cui è difficilissimo liberarsi. Quindi, con Clean My Mac X, in un colpo solo vi accorgerete se il vostro Mac ha in effetti qualche malware e potrete eliminarlo senza fare niente di difficile, vi basterà un click. Non solo, avete anche la possibilità di riuscire finalmente a disinstallare completamente le app che non volete più, le app vecchie, le app che non state più usando nel vostro Mac, ma che non è facile disinstallare perché non hanno soltanto il file dell'app in sé, hanno magari cartelle, sottocartelle, sottosottocartelle di documenti sparse nei meandri delle varie library di sistema e chi più ne ha più ne metta. Quindi è difficilissimo liberarsi davvero di alcune app.
app quando si installano, ma grazie a Clima Mac X potete liberarvene molto facilmente e con un solo click. E in più la scansione generale del Mac vi fa accorgere quando ci sono file inutili, file particolarmente pesanti, file che non usate ormai, che non considerate più da mesi, anni e che quindi potete tranquillamente buttare, o vi fa raggiungere i vecchi backup di vecchi dispositivi che avete magari collegato al vostro Mac per aggiornarli e che in realtà non vi servono più perché sono di anni e anni fa. Con questa app li troverete subito e potete facilmente buttarli. Oppure potete alleggerire e dunque velocizzare l'applicazione Mail, poiché nell'applicazione Mail, il client di posta elettronica di default del Mac, vengono scaricati automaticamente tutti gli allegati, anche quelli che non vi servono. Con Clima Mac X ne viene alleggerito il carico, quindi se proprio vorrete in futuro riscaricare l'allegato di una vecchia mail, lo avrete sempre a disposizione, ma ne verrà alleggerito il carico. Insomma, questi sono solo alcuni dei pro che ci dà questo sistema. Adesso, con raggiungimento della versione X o decima, che dir si voglia, è veramente il non plus ultra per ottenere davvero il massimo del potenziale da tutti i nostri Mac. Quindi io ve la straconsiglio. Vi metto nell'info box e nella descrizione sotto a questo video il link per scaricare quest'app. Potete scaricarla come software autonomo indipendente al di fuori di vari pacchetti che possono offrire gli sviluppatori, oppure potete trovarla all'interno di un Mac App Store alternativo di cui vi ho parlato più volte, che si chiama Setup. Vi metterò anche il link della recensione di questo sistema Setup, che altro non è che una sorta di Netflix delle applicazioni per Mac. Con Setup voi avete, a fronte del pagamento mensile di una decina di euro, la possibilità di usare tutte le app che sono presenti all'interno di questo store, che è uno store, ripeto, alternativo al Mac App Store, e sono tutte app controllate, provate, sicure e iper funzionali per ottenere davvero il meglio in qualunque circostanza e in qualunque ambito del vostro Mac. Quindi se volete, anziché acquistare solamente Clima Mac X, potete, se la ritenete una cosa utile per voi, per le vostre necessità, fare direttamente l'abbonamento a Setup, e all'interno vi ritroverete anche Clima Mac X e non solo, tutti gli aggiornamenti futuri dell'app Clean My Mac e tutte le altre. Quindi se un giorno arriveremo a Clean My Mac XIII non dovrete più pagare Clean My Mac. Spero di essere stata chiara, spero che questo video vi sia utile, se è così ditelo con un pollice in su qui sotto a questo video di YouTube, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi gratis a questo canale, tanto basta un click qui sotto in fondo a destra sul loghetto di Apple Caffè, oppure dove vedete la scritta rossa iscriviti. Potete trovare le nostre notizie ogni giorno nel nostro blog all'indirizzo applecaffè.net, nella nostra pagina Facebook Apple Caffè, nel nostro account Twitter Apple Caffè, sempre con due F senza accenti. E vi ricordo che c'è anche un account Instagram che si chiama Apple Caffè Official, quindi potete seguirci anche lì. E oltre alla pagina unilaterale Facebook Apple Caffè esiste anche un gruppo dove siete voi a poter scrivere quello che volete sugli argomenti che volete e sulle vostre passioni tecnologiche e non solo. Il gruppo si chiama Apple Caffè and Popcorn, quindi se volete potete seguirci anche lì. Bene, anche per questo video è tutto. Io vi ringrazio come sempre per la vostra partecipazione, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!